Ciao Brighele, buongiorno! Allora, siccome sto per registrarvi il video dei prodotti finiti che devo registrare da un millennio ormai, infatti c'ho un borsone così, e mi devo ancora preparare, ho deciso di prepararmi con voi chiacchierando e testando dei nuovi prodotti appunto che sto per provare e parlandovi di alcuni dei miei preferiti, delle mie scoperte dell'ultimo decennio, insomma. Quindi bando alle ciance, mi raccolgo un attimo la chioma con questo ok, e partiamo subito perché so già che sarà un video eterno come i miei soliti. Alessandro è in giro per casa, quindi ogni tanto lo vedrete spuntare, chiacchierare e parto. Allora, il primo prodotto che voglio provare e che mi è arrivato giusto appunto ieri e quindi oggi lo dovevo assolutamente provare è il fondotinta, sapete che sono passata al bio, di Sobioetic. Cioè è veramente piccolissimo, ci sono rimasta malissimo quando mi è arrivato. Eccolo qua, è veramente piccolissimo, dicono che sono 30 ml e ne dovrebbe bastare pochissimo. Ecco, giusto appunto è arrivato Alessandro. Allora, essendo un fondotinta senza siliconi, però a base d'acqua tipo l'Armani Maestro, il Leica Doll di Pupa, insomma avete capito. Allora dicono che bisogna shakerare sta cosa. Stai fermo per favore. Fermo, non portare via le cose da mamma. Si fa così. Una, due, 3, mi sto già macchiando tutta e facciamo 4. Mamma, la crema l'ho già messa e quindi ecco, partiamo subito. Mi sembra un po' chiarino, in effetti è un po' chiarino, ma essendo a base d'acqua in teoria dovrei riuscire a sfumarlo bene. La coprenza è minima, però mi sembra di un bel colorito luminoso. Magari sono io che non ci vedo una cippa stamattina. Sì, loro dicono che ne basta una goccia, due, io ne metto ancora perché dovrebbe essere stratificabile, cioè mi durerà tipo una settimana. Lo sto stendendo con l'Expert Face Brush di Real Technique che ho da qualche mese e amo. Finalmente sto usando solo questo praticamente. Mi metto un attimo gli occhiali perché sennò non vedo la telecamera. Un fondotinta che io sto amando e ho già riacquistato è questo qui di Lakshmi. È una cosa favolosa, è completamente biologico, ha un costo di 28 euro, mortacci loro, però è veramente favoloso e vi dura una vita e mezza, perché questo ce l'ho da 6-7 mesi, la scadenza di 6 mesi, però ce n'è ancora veramente pochissimo, cioè ce n'è veramente poco, però ne basta pochissimo ed è fenomenale, quindi ve lo dovevo assolutamente dire. Non ti dipingere il muso, amore, che sei un bambino, dai, stai fermo. Bene, adesso vado di correttore e utilizzerò questo, cioè quello che è rimasto del Color Caramel, sempre bio, cioè non c'è più niente, infatti ve ne parlo dopo nei prodotti finiti. Cipria, utilizzo questa di Puro Bio che è praticamente nuova e la stendo nella zona T con questa spugnetta per fissare. Ok, fisso anche il correttore e per il resto del viso vado di pennellone. Ora ci vado di leggero contouring, visto che dopo devo comunque andare a lavorare, non posso andare con il mascherone, e utilizzo la mia Milk Chocolate Soleil di Too Faced, che adoro. Non finisce mai sta cosa. E questo pennellone qua di Kiko. Allora faccio così. Ok.
si vede appena e quindi va benissimo per le pelli cadaveriche. Ok, e con questa parte la sfumo un pochino. Ok, ovviamente in videocamera è tutto molto ma molto più accentuato. Faccio sempre questo movimento, scarico il prodotto. Cosa scarichi? Adesso utilizzo questa terra di Nature che vi ho già fatto vedere in un video vecchiarello ormai, che mi ha appunto inviato l'azienda. Ne prendo un pochino per scaldare l'incarnato, quindi anche se il fondotinta è chiarino, così si vede. Vabbè, come blush utilizzo questo di Kiko, che è quello mosaico, questo qui, della linea Inspiration Rose Coral Mosaic, quello che aveva questa scatoletta qua, insomma, che ho trovato, che ho acquistato con i saldi, e se tornassi indietro non lo rifarei perché non mi sembra scriva più di tanto. Ho aspettato di schiarirmi un po' da quel po' di sole che avevo preso, ma cioè, non scrive. Scrive poco, niente, non mi piace. Cioè, è bellissimo il packaging e tutto quanto, ma il prodotto fa schifino. E ci sono un po' rimasta perché comunque se c'è una cosa che mi piace di Kiko sono appunto i blush. Infatti ne ho a bizzeffe. Vabbè. Ok, ci siamo. Base fatta, illuminante, niente oggi. Poi un prodotto che ho acquistato, riacquistato, ma ve ne parlerò sempre nei prodotti finiti, è questa qui, la matita per sopracciglia di Essence. La mia è la Blonde. Non parlo perché poi vanno avanti questa parte qua. Bene, ok, ora prima di passare al trucco occhi, voglio truccare le labbra, per quindi poi riuscire a calibrare bene il trucco occhi e decidere cosa fare, perché voglio assolutamente mettere un rossetto di Kiko che ho acquistato, lo prendo. Niente. Eccolo qua, voglio assolutamente utilizzare questo rossetto oggi per il video, perché non so se lo metterò ancora quando esco, perché fa un po' d'archettona, eh. E questo qua è il numero 522 di una linea nuova. Cioè il packaging è meraviglioso, zac, pigi qui sopra, esce il rossetto. E il rossetto è questo. Cioè, ok, è bellissimo. E metto il rossetto. Purtroppo non sono riuscita a trovare una matita che ci si abbini. E tende un pochino a sbordare. Ok, ho avuto un'illuminazione. Vi dicevo, siccome non sono riuscita a trovare una matita che ci vada bene e il rossetto tende un attimino a sbordare, utilizzo questa qua, che è l'Invisible, sempre di Kiko, e ce l'ho anche di Nabla. Vedremo come resiste. E via di rossetto, yes! Aspettate che non mi vedo. Ok, sì, fa dark, fa molto dark e è bellissimo. È bellissimo. E poi, cioè, guardate, essendo scuro, si è suicidata la matita, come sbianca i denti.
Cioè, sono tutto denti in sto video, praticamente. Ok, ragazze, visto il trucco labbra, io non capisco ste luci come sono, vabbè. Visto il trucco labbra, mascara e ciaone proprio, e registro, e mi metto a registrare l'altro video, sono proprio una deficiente. Come mascara utilizzo questo qua di Essence, è Lash Princess, quello rosino, perché quello verde ho visto recensioni non proprio bellissime, questo mi sta piacendo un sacco. Quindi vado di mascarone. Ho solo mascara su. E faccio una cosa, vado un po' a scurire la piega per dare un po' di profondità e utilizzo questo marroncino qua di questa palettina di Pupa, che è l'unica che ho, è la Princess Pupa Art. Utilizzo il pennellino che c'era dentro. L'ho utilizzata tante volte questa palette, ma ancora non ho capito se mi piace. Visto che il rossetto è questo nero viola, utilizzo questo qui, questo violetto all'angolo esterno. Pennellone ampio da sfumatura. Sfumata generale, ok. Pulisco un po' il pennello così e che ci metto? Potrei usare questo, sì, uso questo al centro della palpebra mobile per illuminare un po'. Un po' di questo sotto l'occhio. Per illuminare uso un po' di questo matitone di Kiko. Grazie, questo è il trucco finito, spero che vi sia piaciuto, riordino un attimo qui l'ambaradan e vi registro subito il video dei prodotti finiti, così ce ne liberiamo e posso finalmente buttarli via. Mi sta andando via anche la voce. Ok, va bene, ciao!